Guarda dove eravamo. Vedo un attimo. Una benda. No, fammi bere, no, fammi bere, fammi bere. Andiamo. Non mi serve. No, non ti preoccupare, non è quello il problema. Ma il coso... Cosa? carburante. Il carburante a posto, non ti preoccupare. Devono crescere le patate per fare l'altro, quindi adesso a posto questo. Se è sembrato per un attimo tipo una balena assassina. Incontriamo il nostro amico. Vedeva a distanza, ma si vedeva. Però poi curvato, poi è curvato di qua, quindi è di qua. Infatti sono in questa direzione. Se vedi. Comunque serve il sole. Se no comunque non lo vediamo e non ci vediamo molto. Secondo me... Spunta a caso. Quindi è inutile cercarlo tipo... nella stessa zona. Allora noi ci proviamo, che ne sappiamo. Quanto è che fa giorno?
Ma verso questa cosa? Come se si infrange su qualcosa. No, niente, è scomparso. Faccio faccio giorno. Tu sei da casa o stai girando? Siamo appena ripartiti. Come? Sì. No. Stai navigando lo stesso, ma... Siamo alla ricerca di nuovi orizzonti. Un odore. No, no. E mentre miriamo quell'isola e ci guardiamo sempre intorno. Non sei andato di qua?
Sto circonnavigando. Tanto se le boe sono di qua, l'isola dovrebbe essere di là. Cos'è? La balena. Eh? È la balena. L'abbiamo già incontrato. No, perché c'era lì vicino a me proprio il conto. C'era la balena morta. Eh sì, probabilmente era una baleniera affondata. E lui ha tirato dal sangue della balena e è andato a mangiare. Hai visto, c'era un pezzo di barca lì. Sì, ma infatti è che io stavo cercando di capire cosa era. Anche perché tutto mi aspettavo, ma tranne che si lanciasse come se non ci fosse un domani a bordo della barca. Tipo orca assassina più che... della roba lì. Mi bisogna giusto un attimo. Di subito guarda, capisci quando dicono sotto in bocca. Fuga di qua, fuga di là, ho pensato che tutti i resti sono sopravvissuti delle isole. Guarda! Wally! Aspetta, è tempo di... di capire che cavolo sta succedendo. Attima. Invece è soltanto un minuto. Dai, vedere che faccio. Anche perché una volta abbiamo trovato Wally, abbiamo fatto tornare all'isola di partenza, così ce la piazziamo lì. Fatti una foto, ma non è mai stato così. Aspetta, così. Fatto buono. Bellino.
tutto. Allora, una domanda, eh? Proseguiamo dritto o cominciamo a cercare la... Noi siamo completamente a... ad ovest in questo momento. E anche questo ce lo mettiamo dentro. Vabbè, un schivato al granchietto. Ho visto un granchio mega power. Così. Quindi questa è quella forza. Mega power. Presa alle spalle alla vigliacca. Cassa ce la prendiamo? Ma qua c'è la... la cassa da morto. Guarda! Facciamo un distillatore, non si sa mai. Che abbiamo trovato. Aspetta un secondo, perché qua la situazione è trabola, nel senso che non ci tiene niente in mano, quindi dobbiamo posare tutto qui vicino. Ok, i sassi ci sono. No, i sassi sono due, ci sono due. Poi dobbiamo fare un'altra corda o la noce di cocco. Non possiamo prendere. Non possiamo prendere. Un secondo, facciamo. No! Che? È scomparso! No, guarda, però mi sposto, no, non me la dà. Dai, che sfiga. E l'ha creata ed è finita sottoterra. Meno male, questo mi è caduto di fuori. Quando sono così di solito cascano dentro. E dai! Adesso serve un sasso, che qua ce ne sono a buttare. Eh? No, la corda l'abbiamo già là posata. Quindi manca soltanto una palma.
basta che non te ne vai ovunque. Ok, una pianta qui. Oh, una palma. Te ne sono sempre a buttare vicine, adesso no. Vieni qua. Stai calmo. Guarda, c'è un'altra corda. Vabbè, abbiamo capito. Ciao. Allora, che cosa facciamo? Proviamo a tornare... Sono le 6:30. Torniamo all'isola. Anche perché... Ci devo controllare, sto qua. Non ci serve più niente. Già abbiamo casse che non sappiamo neanche cosa farci. Nessuna casa. Cosa mi sono spiegato? Pure che vado dentro e trovo altro equipaggiamento, un momento. Non lo vedi che neanche ho fatto il rifugio. Dobbiamo cercare sicuramente di trovare la strada di casa. Ma io ho calato all'alzata. Ok, andiamo tutto a sinistra e poi andiamo le altre due. Bene, però prima voglio fare una cosa. Anche perché non vorrei che sta diventando buio. E infatti tra poco diventerà buio. Allora, scusate, mi ha un attimo allontanato. Cioè, il microfono. Dai, ma queste onde del cavolo non mi aiutano per niente. Di casa, scusa, mi appoggio un po'. Sei scomoda così? Se no mettiti un cuscino, così ti appoggi sul cuscino. Cos'è il cuscino? L'ho capito, però.
le casse in mano. Si vede. Che cos'è? Si vede la casa. Si vede la casa, ok. Immagini di spunta come poco fa. Megalodonte. Devo tornare di gran corsa a controllare la patata, perché se ci sono seccate non ho neanche quelle da piantare. Capito qual è il discorso? Comunque, visto che ho indovinato che andando dal lato opposto rispetto alle boe abbiamo centrato casa. Questo aiuta per il fatto che comunque la mappa a quanto pare è... il territorio della mappa è... circolare. Circolare, circoscritto significa delimitato, ed è per forza delimitato. È circolare e a quanto pare la casa, cioè l'isola di inizio è al centro della mappa. Credo che non si possa fare un piedistallo per metterci un Wilson. Un gancio. Un porta Wilson. Il gancio. Che non serve un Che non sappiamo a che cavolo serve sto gancio. Ma l'hai fatto? Non me lo fa fare perché. Non... Deve essere messo in una. Deve essere messo da qualche parte. Non ci ho provato a metterlo tipo nel tetto per vedere se si appenderà. In qualche parte del tetto della casa per prendere la lampada. Tipo in una parete. Ora appena arriviamo controllo le patate e lo le patate! Sì, anzi siamo riusciti. Oh. Tana. Tu lo senti? Mamma di pancia, le puzzette. Va bene. Ok. Ce la faremo! Ma quando abbiamo questo l'anno? Addio, zatterina! Mamma mia. Hai finito di impennarti? Ma noi stiamo andando tipo... Mi sono dimenticato ad aprire le altre vene. Comunque con una vela sola va comunque, eh. Non lo so, questo mondo se è solo scenico il fatto di metterne due magari. O se... funziona sinceramente non ne ho idea. Parcheggio perfetto, niente, non mi sta cagando neanche di strisce il timone. Smetti di girare che io cerco. Però non è ricresciuto niente, dai. Perché? No. Le patate ancora sono come le avevamo lasciate. Vabbè, no, io avevo paura che crescessero e seccassero, capito? Mentre l'altra volta ho messo a distillare il carburante.
che è pieno, quindi mi fornisci tanica. Ah no, le ho messe due patate da parte intelligentemente. Scusami, dove le ho messe? La tanica piena. Ah, la tanica piena io ce l'ho messa nella barca. Comunque dai, non è andata così male. Forse ho dovuto utilizzare la razione. No. E allora è andata abbastanza male. 100 carburante, va bene. Allora, il nostro Wilson, dobbiamo scegliere un posto per Wilson. Ah, vuoi vedere il gancio, vabbè. Scopriremo un giorno a che cavolo serve sto gancio. Trovato come a che cavolo serve. Va bene. Questa cosa la sistemiamo. Dove la mettiamo, Wilson? Ho trovato dove metterlo. E che ho paura che qui poi mi spawna nel mare. No. Guarda che mi spawna nel mare. Lo mettiamo qua. Ah, qua nel rifugio. Si appoggia al lato sbagliato. Dai Willy, e lì vuole. Ok, alziamo la lampada. Ho detto di alziamo la lampada. Ok, mi sono passato il tempo a metterle tutte all'impiedi. Vedi? E sono carino. Le lampade. Ora abbiamo 750 lampade. Va bene. Ok. Possiamo salvare. E ci vediamo alla prossima. Abbiamo trovato pure Wilson. Ciao ciao.